Buonasera a tutti, benvenuti al nostro webinar di stasera sulle strategie di marketing. Vi ringrazio per la presenza, vedo qualche faccia conosciuta, quindi vi ringrazio personalmente. Io sono Elisabetta Capuano, referente territoriale del Formart Marche, che è l'ente di formazione della CNA. Innanzitutto vorrei salutare Luciano Ramadori, il direttore di CNA Macerata. Ringraziare, approfitto, tutti i colleghi di CNA che stanno facendo un grande lavoro sempre in prima linea in questo periodo difficilissimo per noi, per tutti. Ringrazio Leonardo Virgili che ci supporta nell'organizzazione e nella gestione di tutti gli incontri online. E molto velocemente vi introduco l'argomento del webinar di stasera perché parleremo dei passi giusti da fare per riorganizzarsi e ripartire dopo la chiusura a cui ci ha costretto la pandemia, purtroppo, che stiamo vivendo in questo momento. E affronteremo questi argomenti insieme al dottor Giovanni Ciafré, marketing manager e docente universitario di marketing e finanza. E vorrei solamente dire che se qualcuno ha qualche domanda può scriverla anticipatamente in chat e poi al termine del webinar cercheremo di rispondere a tutti quanti. E do velocemente la parola al dottor Ciafré, prego, e io mi taccio. Allora, grazie, grazie Elisabetta, grazie. Volevo, non so se Luciano vuole dire qualcosa prima di iniziare, se no, altrimenti io parto con la mia presentazione, che richiederà una mezz'oretta di tempo, dai. No, volevo solo salutarti ufficialmente, caro amico, caro Giovanni, e questo secondo me deve essere il ritorno di un'attività di supporto, di formazione alle imprese. Naturalmente noi abbiamo come associazione in questo momento particolare, stiamo impegnatissimi per far riprendere le attività nella massima sicurezza e per farle perlomeno sopravvivere in questa fase e non è facile. E tu lo sai benissimo, però dobbiamo Assolutamente. guardare anche lungo, quindi dobbiamo guardare anche a quello che avviene dopo e dobbiamo farlo pensando che dei cambiamenti, come ci ha costretto questo maledetto virus, dovremo comunque farli tutti insieme. E se cambiamo insieme, possiamo farcela. Solo questo messaggio volevo lanciare. Grazie, Giovanni. Perfetto, grazie, grazie a te Luciano. Io ho preparato una presentazione veramente molto light, molto semplice per cercare di tirar fuori qualche tema. Ed è questa. Aspettate che metto la presentazione. Eccola qua. Allora, alcuni spunti per riorganizzarsi, soprattutto a seguito della chiusura che è stata generata da questa pandemia. Chiusura che comunque alla fine ci ha fatto riflettere. Non so, poi magari durante la chat vediamo su che cosa ciascuno di voi ha riflettuto. E qui ho messo un sottotitolo che porta tre verbi. Pensare è molto importante in questa fase, continuare a pensare, perché sicuramente il mercato che ci aspetta, ciascuno poi di voi, opera all'interno di un preciso mercato, compresa CNA. Ciascuno di voi dovrà pensare a cosa ci si troverà strada facendo. Questo è un percorso che va monitorato giorno dopo giorno. Poi c'è il concetto di agire, cioè bisogna cominciare a fare azione. E io ho aggiunto un'ultima cosa, combattere. Combattere perché? Perché per certi versi questa pandemia sta generando anche dal punto di vista degli effetti, delle conseguenze sull'economia, sicuramente gli effetti di una guerra. Io ricordo la fine di marzo un articolo di Mario Draghi apparso sul Financial Times che proprio auspicava soluzioni economiche, adottando soprattutto, tanto le soluzioni economiche, diceva, sono due, o politica monetaria o politica fiscale. Adottando delle politiche monetarie particolarmente tipiche di un dopoguerra. Però ecco, combattere perché c'è da combattere, c'è da ritrovare un senso anche alle proprie attività economiche dopo 2 mesi di chiusura e dopo 2 mesi in cui cosa ritroveremo? Non lo lascio come interrogativo, io ho anche alcune risposte.
Parto dai quattro punti che mi piaceva vedere con voi. Il cambiamento in tre verbi, poi vediamo, ci entriamo un po' nel dettaglio. Che cosa vuol dire recessione pandemica? È un termine che ormai è diventato anche abbastanza inflazionato. Il kit di sopravvivenza dell'homo economicus post pandemia, quindi che cosa deve avere sul tavolo ogni giorno l'imprenditore, soprattutto quando saremo nelle condizioni di poter ripartire. E il quarto punto è un vecchio tema, è un tema che è vecchissimo, ma probabilmente nel passato non ci sono mai stati grandi, se ne parla tanto, ma dal punto di vista operativo, dal punto di vista della concretezza non ci sono stati passi significativi, ovvero il tema delle alleanze. Il tema delle alleanze, sia orizzontali che verticali, vedremo, potranno fare la differenza, potranno veramente fare la differenza nel momento in cui si andrà a ripartire. E, primo punto, il cambiamento nei tre verbi. Il primo termine è pensare. Allora, qui mi sono reso conto, durante questo periodo di clausura, sono 2 mesi, domenica fanno 2 mesi che sono in lavoro da casa, però insomma è stato un momento importante. Allora, pensare cosa vuol dire? Per pensare bisogna avere il linguaggio. Qui una citazione di un filosofo tedesco che si chiama Martin Heidegger, che nel 27 scrive questo libro che si chiama Essere e Tempo, e la riflessione che fa Heidegger è: il linguaggio è la casa dell'essere. Nella sua dimora abita l'uomo. Cosa vuol dire? Vuol dire queste interrogazioni che vi mando dopo. Pensiamo a ciò che diciamo, e ciò che diciamo dipende dal linguaggio che usiamo. Ma siamo sicuri di aver compreso ciò che sta accadendo? Perché io certe volte ho dei forti dubbi in tutto quello che viene espresso, sui giornali, sui social, che ormai stanno sostituendo i giornali. Il linguaggio è importante, cominciare a recuperare il senso delle parole. Perché spesso le parole vengono utilizzate senza comprenderne l'effettivo significato. Ma questo è importante, perché poi alla fine noi siamo esseri, in questo caso esseri economici, che devono dare un senso alla propria esistenza in termini di generazione di valore. Quindi è molto importante che si ritorni ad un linguaggio che nel momento in cui viene utilizzato si capisca quello che si sta dicendo. Sia nel mondo economico sia nel mondo politico, ma io mi interesso soprattutto del mondo economico. Del mondo politico non ne voglio parlare, non è questo il tema di questo mio intervento. Quindi questo vuol dire pensare. Per pensare bisogna tornare al linguaggio, bisogna capire bene le cose che si stanno pensando, e ve ne darò dimostrazione successivamente. Secondo verbo è agire, ma qui la citazione mi è venuta abbastanza semplice. To be or not to be, that is the question, diceva William Shakespeare nell'Amleto nel 1600, terminato in realtà nel 1602, vabbè, ma quelli sono gli anni. Cioè, continuare a vivere, nelle avversità e nonostante le avversità, oppure abbandonarsi al nulla. Al nulla soprattutto proposto da molti altri soggetti che comunque fanno parte della nostra vita economica. Quindi vivere nelle avversità oppure combattere contro le avversità. Questo è il tema. Io preferisco combattere, ve lo dico già subito. Cioè preferisco cominciare ad attivare il pensiero e poi iniziare l'attività di battaglia. Cominciamo ad agire, questo vuol dire. E poi torniamo al termine combattere, cioè impegnarsi. Qui ho trovato una definizione dal dizionario della lingua italiana Treccani, cioè impegnarsi con ogni mezzo ad uno scopo, cercando di superare ogni ostacolo o difficoltà. Quindi dobbiamo impegnarci con ogni mezzo, tutti quanti. Perché? Perché cambiano alcune cose che fra un po' vedremo. E in maniera particolare qui vi faccio queste domande. C'è chiaro lo scopo della nostra attività? Ci sono chiari gli ostacoli e le difficoltà che dobbiamo superare? Dobbiamo scriverli in un pezzo di carta,
in un pezzo di carta e cominciare a fare un elenco di queste difficoltà e a capire bene come vanno affrontate e come vanno risolte, come vanno superate. In questo caso il combattere perché? Perché ti cito quello che vi dicevo all'inizio, insomma gli effetti di questa pandemia sono molto simili a quelli di una guerra, simili dal punto di vista, simili sull'impatto, in termini di impatto sull'economia. Allora, cosa è successo? Ma questo è brevissimo, in maniera molto molto breve. Che cosa vuol dire la recessione pandemica vista con gli occhi di uno che si occupa di innanzitutto di economia, poi nello specifico di marketing e anche di finanza? Beh, innanzitutto la recessione pandemica ha prodotto paura. Questo è il primo termine, no? Ma parliamo delle prime fasi, poi questa paura in realtà ci rimarrà dentro, perché il concetto di distanziamento sociale è la soluzione, è la soluzione alla paura, in questo caso banale, di contrarre il virus. Quindi alla paura c'è una soluzione, ma la paura non è solamente quella di contrarre il virus, la paura è l'impatto che questo virus genera nel sistema economico, tant'è che qui vedete il termine recessione. Recessione è un termine economico. La recessione si individua, si può definire uno stato di recessione quando alcuni indicatori economici, il primo dei quali è il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza di una nazione, inizia a diminuire. Quindi la paura, qui vi ho dato una definizione, praticamente ci dà insicurezza, smarrimento, ansia, vuol dire che non sappiamo cosa fare. Questa paura però ad un certo punto perché genera recessione? Perché la paura si è tramutata in incertezza, cioè non abbiamo conoscenza sufficiente circa questo fatto e quindi ve la traduco banalmente in un contesto economico. Se avevamo deciso a febbraio di cambiare a maggio la cucina, probabilmente, stante la situazione di incertezza, la cucina decidiamo di non cambiarla. Se avevamo deciso di fare un viaggio, probabilmente questo viaggio non lo faremo. Questo è il concetto di incertezza. L'incertezza agisce nel breve periodo. L'incertezza va curata, perché a monte c'è l'ansia. Va curata con delle informazioni ben precise che cercano di tradurre, di tramutare l'incertezza in certezza. Questo ha un impatto, praticamente vi sto sintetizzando quello che è l'inizio di un qualsiasi testo di economia moderno, cioè economia soprattutto comportamentale, che è un nuovo filone dell'economia che si è sviluppato dal 2012, anno in cui un certo Daniel Kahneman, professore di economia, è stato insignito del premio Nobel per l'economia. Kahneman praticamente ha detto che l'economia basata solo ed esclusivamente sulla razionalità più o meno limitata degli attori economici non funzionava, l'economia è perfettamente comportamentale, cioè dipende dai comportamenti dell'uomo. E nei comportamenti dell'uomo, in questo caso dell'uomo consumatore o imprenditore, questi aspetti sono effettivamente centrali. Cosa vuol dire aspettative? Aspettative vuol dire qual è l'atteggiamento che ho a questo punto verso il futuro e questo atteggiamento scopro che va ad influenzare praticamente tutte le decisioni che prendo nel presente. Ve le traduco con l'esempio di prima. Ma la cucina magari potremo comprare avevo in mente di comprarla a marzo, forse la sposto a luglio. L'aspettativa, guardate, è una conseguenza del perdurare dell'incertezza. Cioè, nel momento in cui perdura l'incertezza, cominciano a spegnersi anche le aspettative. Nel momento in cui si spengono le aspettative, cioè oggi non riesco a vedere domani, ma qui vi sto parlando da potenziale consumatore e da imprenditore, tutto questo va ad impattare sul quarto aspetto che vi ho evidenziato, la fiducia. Decido di spendere perché? Perché vivo un sentimento di sicurezza e tranquillità. Ma è chiaro che in costanza di paura, incertezza e di aspettative
che non aspettative negative circa il futuro, la fiducia si traduce nel contrario della fiducia, cioè la mancanza dell'elemento chiave per fare due cose, consumare o decidere di investire. Questo è, in sostanza, questi quattro termini messi insieme, portano, producono in un sistema economico il concetto di recessione. Poi io ho scritto un'altra cosa. Potrebbe diventare depressione pandemica. Uno stato depressivo dell'economia, a differenza, qual è la differenza tra recessione e depressione? Beh, il fatto che le percentuali di diminuzione degli indicatori economici è molto più forte. Cioè, immaginate una curva che lentamente scende, in realtà va impicchiata verso il basso. La depressione è abbastanza evidente, produce degli effetti abbastanza negativi, oserei dire catastrofici, sul sistema economico. E quindi occorrono anche molti, molti anni prima che ci si possa riprendere da una fase depressiva. Questa parte del mio intervento è fatto proprio per riflettere insieme, per cercare comunque alla fine di trovare insieme una prima risposta da calare, da trovare all'interno delle vostre organizzazioni. Ci porta un primo elemento. Ripartiamo dal basso. Cosa serve per dare fiducia? E quindi cosa serve per riattivare aspettative e per diminuire l'incertezza e per non avere più paura? Ma io credo che il vaccino sia l'ultimo il vaccino anti-Covid sia l'ultimo delle cose di cui abbiamo bisogno. Qui abbiamo bisogno che alla fine vengano fatte delle scelte sia dal punto di vista politico, vengano prese delle decisioni sia dal punto di vista politico che dal punto di vista aziendale, cercando di lavorare soprattutto su un'analisi più attenta da fare, da realizzare, sui propri target di clientela, attuali e potenziali, e poi piano piano risalire verso la cura dell'incertezza. In sostanza, quello che voglio dirvi oggi è pensare, agire e combattere partendo da noi. Non possiamo contare sugli altri. Non possiamo contare sugli altri e penso principalmente su chi dovrebbe prendere delle decisioni per rimettere in moto un sistema economico che non è stato, che non si trova in questo stadio per colpa di una nazione o per colpa di una serie di imprese. Si trova in questa condizione perché? Perché c'è stato quello che viene chiamato dagli esperti di finanza, si è evidenziato un unsystematic risk. Cosa vuol dire? È un rischio praticamente sistemico, un rischio che è praticamente, qual è la percentuale di capire, la percentuale di poter predire un rischio del genere? Praticamente nulla. Ci è capitato da capo e collo e quindi ha messo KO il sistema, lo ha piano piano, ha creato una crepa all'interno e quindi si tratta di rischi che sostanzialmente sono poco prevedibili e dall'altra parte è difficile anche immunizzarsi di fronte a questi rischi. Quindi diciamo qualcuno qui dovrebbe prendersi cura di che cosa? Un po' come quando c'è un terremoto, no? Qualcuno dovrebbe prendersi cura nel rimettere a posto, innanzitutto corciarsi le maniche e aiutare praticamente la ricostruzione. Rientra in questo ambito la serie dei rischi sistemici fra i quali possiamo ricondurre anche quelli generati dalla pandemia. Però ecco, qui è chiaro che tutto quello che vi sto dicendo è necessario che venga fatta chiarezza, che non c'è fino ad oggi, su come si comporteranno gli altri attori che comunque influenzano il comportamento dell'impresa. Però noi, siccome non possiamo farci nulla, o possiamo fare ben poco,
dobbiamo semplicemente iniziare a combattere, agire, pensare. Questo è quello che consiglio di fare. Bene, qual è il kit di sopravvivenza? Beh, guardate, abbiamo bisogno di quattro cose. Io ci ho fatto anche qui una riflessione prima di venire in onda con voi. Ma abbiamo bisogno innanzitutto di stock di moneta. E poi c'è poco da fare, quindi io ho un'impresa, l'impresa praticamente è stata chiusa 2 mesi. Se avevo uno stock di moneta, ho avuto la possibilità di pensare un pochino più tranquillamente. Anche di pensare come riattivarmi con questa moneta che ho, con questa moneta che ho stoccato precedentemente. Guardate, i più indisciplinati nella gestione del proprio ciclo monetario potranno solo sperare negli aiuti monetari promessi dal governo italiano. Io purtroppo questo l'ho scritto mentre lo scrivevo, pensavo, però voglio dire, solamente chi sarà stato disciplinato nella gestione del ciclo monetario potrà avere la possibilità di ripartire anche aspettando il momento in cui qualcun altro deciderà di come risolvere, di come colmare queste crepe con della moneta. Perché è chiaro che l'intervento deve essere monetario, cioè è chiaro che la politica deve essere monetaria. Perché vi ripeto, non c'è una colpa da addebitare al sistema delle imprese. È avvenuto qualcosa che ha bloccato l'attività di queste imprese, e quindi bloccare cosa vuol dire? Vuol dire che i flussi di cassa che avevo prima del Covid non li ho più, non li ho avuti per 2 mesi, probabilmente non li avrò anche per i prossimi 2-3 mesi, perché nel frattempo l'incertezza e le aspettative avranno fatto il loro corso negativo, avranno spento la fiducia del consumatore, degli investitori, cioè di chi aveva anche in mente, che so, di ampliare la propria attività. Quindi sostanzialmente per riattivare questo occorre solamente moneta. Poi cosa bisogna fare? Quindi seconda cosa che bisogna mettersi in tasca. Guardate, questa è la cosa più importante. Episteme e tecne sono due concetti, due termini che derivano dai nostri genitori. L'episteme è conoscere come si fa, cioè la conoscenza, e la conoscenza in quanto tale. In questo caso la conoscenza di un'impresa è: io conosco come si fa una certa cosa, quindi conosco come si fa un impianto elettrico. Vedevo prima Stefania, che saluto, non la vedevo da un sacco di tempo, della IME, anzi un saluto caro a Loris, che non vedo anche lui da tantissimi anni. Quindi conoscere come si fa un impianto elettrico, ma saperlo anche concretamente fare. Questa invece è la tecne. Quindi non so solamente dirti come si fa, ma te lo faccio anche. Queste sono le basi, cioè bisogna partire da questa. E in questo caso solamente le imprese che hanno una solida episteme, una solidissima tecnè, potranno sopravvivere a questa crisi. Terza cosa è la bussola. E qui entriamo un po' nel tema dell'organizzazione. Cioè questa bussola deve indicare non tanto il nord, il sud, l'est e l'ovest, ma devono indicare 4 cose. Beh, innanzitutto la prospettiva dei clienti, cioè con quanti clienti mi ritroverò, cioè alla fine di questo percorso. Questi clienti li devo ascoltare, devo prendermene cura e devo orientarli nella scelta anche dopo il Covid. Quindi devo acquisire sempre di più la prospettiva del cliente. Immaginate che questo sia il nord. Poi però devo avere anche una bussola che mi indichi cosa mi manca, cioè la prospettiva di apprendimento per la crescita, cioè quali sono le conoscenze che devo portarmi, le nuove conoscenze che devo portare all'interno della mia organizzazione o che devo sviluppare se sono un imprenditore autonomo, per prendermi sempre meglio cura del cliente o dei nuovi clienti che si presenteranno di fronte a me. Quindi la riflessione è, vedete, pensare a cosa mi servirà per affrontare sempre meglio un futuro che vivrà
non si, speriamo ancora per poco nell'incertezza, e con l'incertezza vedrà spenta la propria capacità di essere consumatore. Terzo, la prospettiva organizzativa. Cosa manca alla mia organizzazione per soddisfare le esigenze dei miei clienti? Cioè, quali sono le risorse di cui ho bisogno? Quali sono le risorse che attualmente non ho e che potrei, ad un certo punto, mi servirebbero per poter andare sempre di più a soddisfare le attese dei miei clienti? Quindi, in che modo posso ampliare la mia organizzazione? In che modo posso cercare all'interno della mia organizzazione di trovare degli spunti anche per ampliare il mio business? Ampliare il business vuol dire, ad un certo punto, vuol dire anche catturare l'attenzione di un cliente al quale non avevo mai pensato. E poi la prospettiva finanziaria. Beh, oggi più che mai, ma questo non vuole essere, oggi più che mai, questo secondo me è proprio è il punto cardinale più importante. Oggi più che mai serve, è necessario conoscere attentamente i propri flussi di cassa. È una crisi che in mancanza di moneta trova la sua forza proprio nella capacità dell'impresa di generare moneta. E questo è uno dei temi che tante volte abbiamo lanciato con Luciano, in vecchie attività all'interno della CNA, cioè analizzare i propri flussi di cassa, capire che il flusso di cassa viene fuori dal mercato, ovvero il primo flusso di cassa è tutta la cassa che entra dalla soddisfazione del cliente, e qui devo cominciare a pensare come poterla accorciare, come poter evitare il credito, che è diventato sempre più tossico, potrebbe diventare sempre più tossico, cioè un cliente che mi dice banalmente non ho più i soldi da restituirti, e quindi cominciare ad analizzare bene, fare un'analisi circa la tossicità del credito, che vuol dire quanto è tossica la promessa che mi ha fatto il mio cliente quando mi ha detto ti pagherò. E capire bene che il futuro invece è fatto di sempre più di scambi che devono essere gestiti attraverso la moneta. Quindi bisogna tornare alla fase numero due, all'economia un po' più degli anni 70-80. Peraltro ci stiamo avvicinando anche un po' come prodotto interno lordo, ci avvicineremo utilizzando il concetto di prodotto interno lordo in termini non reali ma nominali. Reali vuol dire che c'è un deflattore sui prezzi, ma dal punto di vista del nominale ci potremmo avvicinare meglio ancora ai livelli degli anni 70-80, se continua la discesa del prodotto interno lordo. Tornare alla moneta come elemento per attivare lo scambio. Qui faccio solamente una premessa che mi sembra opportuno fare. Tanto gli scambi dal punto di vista storico sono sempre stati di tre tipi, no? Lo scambio attraverso il baratto, la prima forma di scambio. Quindi io ti do un filone di pane, tu mi dai una lama per uccidere un animale. Immaginate scambi di questo tipo. Ad un certo punto, siccome gli scambi attraverso il baratto, insomma, rallentavano molto, chiaramente lo sviluppo di un sistema economico si ricorse alla moneta. Quindi se hai moneta puoi soddisfare i tuoi bisogni attraverso lo scambio. E poi quando la moneta rallentava lo sviluppo economico si è inventata la terza fase, si è sviluppata la terza fase, relativamente giovane, siamo verso la fine degli anni 60, 50-60, ovvero è nata la finanza. La finanza è quando lo scambio si chiude con la promessa, no? Quindi il baratto con un prodotto, moneta, occorrono dei soldi, terza fase, lo scambio che si gestisce con delle promesse. Ti pagherò. Intanto dammi il prodotto, poi ti pagherò. Quindi, la prospettiva finanziaria in questo caso io
colgo segnali. È molto importante tornare alla fase quantomeno monetaria. Poi non è detto che anche la fase del baratto, ci sono anche degli esempi di, vengono chiamati nel commercio internazionale di counter trade, cioè di controcommercio, poi si sta tornando anche a quelli. Oppure prodotti in cambio di pubblicità, ce ne sono tanti anche, prodotti in cambio di servizi. Si stanno riattivando anche modelli come questo. Bisogna coglierli, bisogna cominciare a metterci un po' la testa, a pensarci, come vi dicevo, acquisendo il linguaggio per poterci pensare. Lo zaino poi deve essere leggero. Deve essere leggero perché, e qui intendo, è chiaramente una metafora, quando ci muoviamo dobbiamo portare con noi una struttura che sia la più leggera possibile. Perché? Perché nel momento in cui dovremo sopportare diminuzioni causate dalla recessione, prima ancora di entrare, io mi auguro di no, in una fase depressiva, è molto importante avere una struttura non impegnativa. O una struttura che comunque produca effettivamente valore. Ecco, questo è un altro tema che io sto verificando sempre di più. Cioè, pensate alla vostra struttura. Tutti i soggetti della struttura producono valore. Ecco, io mi sto accorgendo che qualche volta c'è qualcuno che effettivamente di valore non ne produce. Produce più un costo che valore. Valore vuol dire, alla fine, produrre dai suoi sforzi che vengono ripagati con un costo, produrre anche quel delta in più, quel margine in più che serva sostanzialmente per una cosa molto semplice poi alla fine, per produrre reddito. Il reddito deve diventare patrimonio, deve assicurare a tutti assicurare a tutti la possibilità di chiudere la propria vita economica in serenità, senza dover lottare anche negli ultimi anni quando le forze vengono a mancare per ritrovare una sua collocazione economica. Io attualmente, dopo aver fatto anni di consulenza, formazione, docente universitario, sono direttore marketing e finanza in un'azienda, una multinazionale italo-brasiliana tedesca, che si trova a Bologna, ma il nostro quartier generale è San Paolo, in Brasile. Emigrati italiani a San Paolo, in Brasile, e praticamente faccio sempre, in questo caso, noi abbiamo come missione all'interno del gruppo, la missione è, quando entri nella nostra azienda, il nostro unico obiettivo è di tenere la barca sempre bella, in galleggiamento. L'obiettivo è, quando ciascuno di noi arriverà alla fine della sua attività lavorativa, l'immagine che vi do è quella da questa barca, tutti che con le bandierine dicono, mentre la barca si ferma al porto e fa scendere la persona che sta terminando il suo ciclo lavorativo, salutarlo e dirgli è stato un piacere stare con te. Questo è il compito di un'organizzazione, se ci pensate bene, cioè dare anche dignità alla persona che lavora. È chiaro che lo zaino è leggero quando una persona produce, è pesante quando invece una persona non produce, ed è proprio in questi momenti che si comincia a verificare, si comincia anche a percepire la differenza fra chi è orientato al valore e chi è orientato solo a se stesso. Oggi è venuto il momento di pensare più al noi che all'io. Quando si parla di... questa è un'altra riflessione che vi do come stimolo. Se continuiamo a pensare io, faremo sempre più fatica poi magari a vivere situazioni di questo tipo. Il noi è invece più interessante, più importante, perché tanto alla fine è un'azienda, anche un'associazione, una comunità. Alla fine devo pensare a come portare tutti dall'inizio alla fine di un percorso. E quindi devo, se c'è da fare un sacrificio, si deve fare un sacrificio.
Se c'è invece da premiare qualcuno, si premia qualcuno all'interno della struttura. Questo è il concetto dello zaino leggero. Lo zaino deve essere pensato per arrivare alla fine, non deve essere pensato per soddisfare degli egoismi nel breve. E questo è un altro aspetto importante che riguarderà le organizzazioni post-Covid. Cioè, facciamo pulizia. Pulizia, soprattutto, proviamo prima a rieducare, ma siccome rieducare certe volte non è facile, cerchiamo di portare con noi solamente quei soggetti che hanno effettivamente e che condividono con noi effettivamente quello scopo. Perché io sto, guardate, leggo costantemente e quotidianamente, qui si pensa solamente all'io, c'è una fortissima attenzione soprattutto all'io, ma nessuno pensa a noi, anche in aziende. Sono stato invitato in altre tavole rotonde, anche da Confindustria Bologna, questo è un altro tema che è venuto fuori in maniera molto, molto forte. Arrivo alla fine, e questa è una cosa che io penso da sempre, ma oggi penso più che mai. Le alleanze potranno fare la differenza. Allora, che cos'è un'alleanza? Qui c'è tutto, guardate, c'è tutta una base teorica impressionante prodotta dagli anni 90 in poi sul tema delle resource-based view, da cui nasce anche il concetto delle reti di impresa. Poi è stato riveduto perché il concetto di reti è pieno di egoismi, non ha funzionato perché? Perché si pensava soprattutto al Dio e non al noi. I momenti erano anche, ne parlavamo in CNA tante volte con Luciano nel 2008-2009, quando si stava in trasiera in piena crisi finanziaria, no? Il concetto delle reti. Poi piano piano però insomma sono intervenuti dei meccanismi correttivi che hanno fatto prevalere ancora una volta l'io al noi. Ma io ci riprovo perché penso che questa possa essere sempre una soluzione. Tutto nasce da quello che vi ho scritto. Tu sei imprenditore, anche imprenditore autonomo, e cominci a riflettere. Allora, cominci a dire, che so, vi faccio un esempio di tutte le attività di ristorazione in periodo di Covid. Pensateci bene, no? I ristoranti hanno chiuso, non era possibile andare nella fase 1, non era possibile andare al ristorante. Però a un certo punto i ristoratori, pur di non perdere il business, cosa hanno fatto? Hanno detto, bene, io garantisco la mia, garantisco tutti i presidi tali da garantire la non diffusione del virus, però cerco di organizzarmi facendo cosa? Beh, qui praticamente la risorsa mancante è, ad esempio, stata la risorsa digitale. O la risorsa che si occupasse del delivery, cioè della consegna del cibo, che so, al consumatore X piuttosto che al consumatore Y. Non avete idea di quello che sta accadendo non so se avete visto l'andamento del titolo azionario di Just Eat. Pum, esploso. Cioè, praticamente, molti ristoranti cosa hanno detto? Se ti manca una risorsa, a me mi manca il fatto che mi manca il cliente. Il cliente prima ero abituato nel servizio di ristorazione tradizionale ad averlo qui dentro, seduto al tavolo, con il menù, il classico servizio, adesso invece praticamente questo qui è scomparso e probabilmente non apparirà nemmeno nella fase 2. Ho visto delle cose incredibili, plexiglass fra una parte e l'altra, immaginate cose incredibili che probabilmente limiteranno, qualcuno ci tornerà, ma limiteranno praticamente, creeranno una mancanza di equilibrio fra l'offerta di pasti e quindi praticamente in sostanza il concetto dei coperti, quindi se un ristorante ha capacità
ha capacità di produrre coperti nell'arco di una serata pari a 30, probabilmente ne coprirà 15. Ma se a questo punto vuole coprirli tutti e 30, cosa gli manca come risorsa? Beh, gli manca sostanzialmente qualcuno che lo mette in contatto con il cliente, e qui interviene la piattaforma digitale, che in questo caso è definita di only order, cioè quella che si occupa solamente di gestire gli ordini. L'idea di Just Eat è veramente semplicissima. Ristorante, vieni dentro, dimmi qual è la tua proposta, poi dimmi anche se c'hai o non c'hai un servizio di delivery, cioè di consegna organizzato, altrimenti te lo posso prestare io collegandomi a un altro sito. Quindi i ristoratori qui in questo caso hanno trovato in questa risorsa digitale una soluzione ad un problema immediato. Cioè, chiudo la cucina, cosa faccio? Mi fermo, non l'attivo. In realtà molti si sono attivati. Qui è nata una bella... io ho usufruito di un'app che si chiama Marca, di un sito web, marca.com, l'Osteria dei Fiori a Macerata è collegata a Marca, e praticamente poi il giorno di Pasqua ci siamo regalati cibo d'asporto dell'Osteria dei Fiori, che ci ha portato tutto per bene, anche le bevande che si sono collegate ad un altro negozio al dettaglio, e poi hanno organizzato insieme il servizio di delivery. Vedete, se ti manca una risorsa per raggiungere un obiettivo, cercala in chi te la può offrire. I vantaggi sono enormi dal punto di vista delle economie e dal punto di vista soprattutto della continuità del business. In questi casi anche un concorrente può essere utile. Questo per esempio è il caso delle alleanze orizzontali, le alleanze fra concorrenti. Cioè, ad esempio, l'alleanza che può esistere fra un fornitore di materie prime che nel contempo serve sia il ristoratore A che il ristoratore B, ma che fa con il ristoratore A, un piano specifico dedicato a dei menu itineranti da collocare all'interno di una piattaforma. Sono tutti temi che ci richiamano la necessità di cominciare a pensare, come vi dicevo, sempre di più al noi piuttosto che all'io. E qui volevo raccontarvi un'altra esperienza. Io ho mantenuto rapporti con questa azienda di Vicenza. Questa azienda opera nella galvanica, è una piccola azienda. Guardate, l'ultimo fatturato 9 milioni di euro. Questa azienda si è dedicata sempre di più ad una galvanica dedicata ad un target. Abbiamo identificato il target delle aziende moda di altissimo livello, per produrre accessoristica di altissimo livello. Nel frattempo abbiamo incontrato un fornitore, questo fornitore di metalli necessari per il processo galvanico. In realtà era un competitor. Perché? Perché vendeva non solo a questa galvanica di Vicenza, ma a tante altre galvaniche. E abbiamo sviluppato un progetto, un'alleanza orizzontale insieme. È stata sancita via Zoom praticamente 20 giorni fa, dove insieme cosa facciamo? Insieme andiamo a colpire un target specifico, dove non si creano tanti problemi di competizione, ed è il target delle imprese moda in Francia. Quindi immaginate, definito l'obiettivo, all'azienda galvanica cosa mancava? Mancava una risorsa commerciale per poter entrare in Francia, perché era piccola, 9 milioni di euro, non ha competenze commerciali, banalmente non parla francese, vi dico la più banale. Però dall'altra parte non gli mancano competenze commerciali specifiche. Quindi l'azienda grande, in questo caso l'azienda che distributrice di metalli, gli ha detto: bene, io ci metto questa risorsa. Bene, io galvanica ci metto la ricerca e sviluppo sulla galvanica e gli ultimi ritrovati di galvanica che ho sviluppato. Bene, insieme cosa facciamo? Insieme andiamo a colpire il mercato francese.
abbiamo nel frattempo, prima che sancissimo il tutto, iniziato questa attività con un'azienda francese che si chiama Joie Trail, che praticamente è il più grande terzista di Louis Vuitton. E proprio l'altro ieri abbiamo superato il primo step, cioè la Joie Trail via Zoom. Cioè, questo è quello che è di montaggio, e si possono creare dei video emozionali, anche dotati di un tono di voce, come dicono i comunicatori, bello particolare, per colpire chi è dall'altra parte. Poi è chiaro, servono sempre doti commerciali, ma questo ci ha portato a questo primo risultato. Ecco, io penso che alla fine cosa dobbiamo fare? Dobbiamo puntare sul concetto di alleanze e quindi essere aperti all'altro, e dall'altra parte approfondire sempre di più le competenze digitali nella comunicazione. Perché le competenze digitali sono quelle che ci faranno recuperare tutta l'efficienza che ci serve proprio nel momento in cui non possiamo più spendere un euro in più rispetto a quello che abbiamo preventivato nella nostra analisi economica, che produce comunque che deve produrre comunque dei flussi di cassa importanti. Ecco, io pensavo di terminare qui, non annoiarvi ancora per più tempo. Ho cercato di rimanere in un minutaggio che possa consentire anche qualche domanda. Però ecco, è quello con cui vi voglio lasciare. Oltre al concetto di cominciamo a pensare al noi, perché lì io veramente... può essere deleterio. Grazie. Grazie Giovanni, grazie veramente. Inizio un po' a essere geloso nel mettere queste registrazioni a disposizione di tutti, per carità, perché ecco, è stato molto, molto bello e significativo. Però proprio sullo spirito che ci ha consigliato Giovanni, ragionare in termini di noi, metteremo la registrazione disponibile a tutti, anche per rivedere le slide e i singoli passaggi e tutti i concetti. Non ci sono domande in chat, è possibile anche farle, visto che non siamo tantissimi, attivando il microfono. Nell'attesa chiedo a Elisabetta una sua impressione. Io penso che ci siamo un po' tutti ritrovati in quello che diceva Giovanni, nelle nostre realtà lavorative, diciamo. Quindi sì, io porto una testimonianza personale, noi siamo un ente regionale, quindi ognuno ha il suo territorio di competenza. E forse in questo periodo abbiamo imparato a fare più squadra, ad abbattere i confini territoriali, e abbiamo riscoperto che significa la sinergia vera. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Giovanni, bisogna guardare vicino chi abbiamo, e una spalla è sempre utile, possiamo esserlo noi per qualcun altro, ma altrettanto qualcuno per noi, è importantissimo in questo periodo, anche psicologicamente, penso, è veramente importante. Vedo collegato anche il direttore, che ha rinunciato o sta ritardando all'altro impegno che aveva, perché è stato proprio trattenuto da Giovanni qui con noi. Magari mentre io metto come titoli di coda i nostri riferimenti, gli uffici CNA sono sempre a disposizione per qualsiasi necessità, non abbiamo chiuso nemmeno un minuto da quando è esplosa l'emergenza, continueremo ad essere vicino alle imprese cercando di fare il nostro lavoro al meglio possibile. Luciano, se vuoi. Sì, io tanto penso che queste sono riflessioni importanti per tutti noi per operare in una fase complicata. E Giovanni dà sempre questi stimoli a pensare, a riflettere.
Io sono convinto che lo sforzo che va fatto in questo momento è uno sforzo di visione. Pensare che occorre immaginare una nostra funzione. Certo, ci sono condizioni, io ragiono per i vari settori che rappresentiamo, ci sono situazioni difficili, molto difficili, che ancora non vedono la luce, perché oggettivamente se c'è l'impossibilità di spostare menti delle persone, i nostri piccoli esercizi commerciali, le nostre piccole attività hanno e rischiano anche che da questo possono non avere le forze per andare avanti. Però detto questo, noi dobbiamo da una parte continuare a lavorare perché ci sia questa diffusione nel territorio di affrontare le situazioni. Io sono convinto non che dal Covid se ne esca per forza meglio, anzi, generalmente se non hai quella forza, quella capacità di dare un indirizzo, questa sera non abbiamo parlato di indirizzo politico, ma naturalmente c'è una ricaduta su come viene fatta una politica industriale o non fatta, su come si debbono privilegiare alcune scelte o non si privilegiano. Però la nostra associazione è qui a disposizione di tutti, non ha la presunzione di dire noi indichiamo una strada certa, noi stiamo al servizio, mettiamo insieme le idee e insieme e con gli esempi che ha fatto Giovanni. Eccomi, sono tornato, scusate, ho problemi fortissimi di connessione che va e viene, quindi per qualche minuto sono stato assente, ma vi ho sentito con l'audio. Fatti dovuti ringraziamenti infiniti per Giovanni Ciafrè, grazie direttore delle parole di apertura e di chiusura, grazie ad Elisabetta Capuano per la bellissima collaborazione che va avanti da sempre con le ragazze del format e che proseguirà. Grazie anche a voi. Salutiamo tutti quanti, appena chiudiamo mi metterò al lavoro per mettere la registrazione generosamente sul web a disposizione di tutti. Grazie ancora a Giovanni Ciafrè e grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto a tutti, ciao Giovanni.